Camere Lazio protagonista oggi. Un commento sulla iniziativa a livello generale. Ma ancora una volta devo registrare un successo. È la 23esima edizione e un continuo crescendo. Quest'anno anche la produzione è stata notevole e la qualità eccelsa come nelle tradizioni della produzione laziale. Molti premiati e soprattutto ci sono ottime prospettive per un mercato che è sempre più agguerrito ma che trova i produttori laziali in condizioni di competere e vincere. Insomma gareggiano diciamo i capolavori del gusto, ma questi capolavori al di là di tutto il lavoro che c'è dietro per realizzarli si devono difendere da chi e da che cosa? Allora, intanto è un lavoro di squadra che il sistema camerale del Lazio sta portando avanti da anni. Difendersi dalla concorrenza, esatto. Purtroppo il mercato che si sta allargando vede non solamente delle opportunità ma anche delle minacce. Molti prodotti vengono nel nostro sistema economico, in particolare l'olio, e recentissimo anche delle fondate di olio che verranno dalla Tunisia, una notizia recentissima. Recente, sì. E questo trova delle motivazioni che sotto il profilo etico sono certamente condivisibili. Dobbiamo evitare questa pressione demografica che andrà a colpire, che sta colpendo la nostra l'Europa, però purtroppo sono ancora una volta i produttori agricoli, nel caso di specie i produttori agricoli, a dover fare i conti con questa realtà. Noi abbiamo delle attrezzature che ci permettono di competere, ma è necessario che vi sia chiarezza nelle etichette e che soprattutto vi siano delle campagne di informazioni che permettano di distinguere le ottime produzioni del nostro paese da quelle che non sono produzioni del nostro paese, che hanno livelli di qualitativi e soprattutto elementi di certificazione totalmente differenti. Ultima domanda riguarda invece la presenza, oltre naturalmente i produttori che sono i protagonisti e degli oli, degli assaggiatori, una figura sempre più importante. Come avviene la formazione dell'assaggiatore d'olio? La formazione avviene seguendo essenzialmente due percorsi. Il primo percorso è un percorso tecnico, come dire, certo. Lezioni frontali, aule, conoscenze tecnico-scientifiche, ma poi come in tutte quelle che sono attività pratiche serve tanta e tanta esperienza, bisogna assaggiare, quando si parla di vino bisogna stappare, quando si parla di olio bisogna far sì che questa conoscenza sia appunto suffragata dalla pratica. È importante avere dei panel test territoriali perché questi sono anche momenti che abituano il palato ad una determinata esperienza sensoriale. In mancanza di questa esperienza sensoriale il rischio è che non vi sia l'adeguato apprezzamento e noi riteniamo appunto che la figura dell'assaggiatore e i panel territoriali siano una chiave di volta che permette un'affermazione sotto il profilo commerciale. Grazie.